Ciao da Crossing TV. Siamo nella biblioteca del liceo classico Galvani di Bologna, dove questa mattina viene presentata ai studenti Le Courrier, la rivista ufficiale della cooperazione e delle relazioni tra i paesi di Africa, Caraibi, Pacifico e l'Unione Europea. L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto Europa nelle scuole, per promuovere la riflessione sui valori del dialogo, dello sviluppo, della cooperazione fra i popoli, con l'intento di stimolare l'interesse dei giovani per l'azione della Commissione europea a favore della cooperazione estera. All'incontro partecipano Flavio Del Bono, vicepresidente della regione Emilia-Romagna e assessore ai rapporti con l'Unione europea. Il senatore Giovanni Bersani, presidente onorario della Convenzione di Lomé. E Stefano Manservisi, direttore generale della DG Sviluppo della Commissione Europea. In primo luogo, devo dire, sono molto contento di fare questa riunione qui oggi, quella che è stata la mia scuola per 5 anni. Modera l'incontro Andrea Marchesini Reggiani. L'argomento principale su cui si discute è... L'Unione Europea nasce il 9 maggio... 50, poi abbiamo la proposta della Comunità Europea di Difesa, un'organizzazione di autodifesa militare. Il governo, il Parlamento francese boccia questa proposta. L'Europa entra in crisi, l'Italia assume un ruolo fondamentale. Il ministro liberale di allora, Martino, organizza a Messina, nella sua città, un convegno straordinario. A un certo momento questo convegno non approda alla soluzione di alcuni dei problemi più scottanti, fra i quali per la prima volta emerge in modo clamoroso il rapporto fra l'Europa e i paesi poveri. Oggi il 55% di tutto l'aiuto pubblico allo sviluppo al mondo viene dall'Europa. Molto di più che dagli Stati Uniti, molto di più che da Giappone, molto di più che da altre entità, 55%, il che vuol dire che nel 2007 l'Unione Europea ha speso 46 miliardi di euro in aiuto allo sviluppo, il che vuol dire che ogni cittadino europeo, compresi voi, avete speso circa 93 euro al giorno, all'anno per aiuto allo sviluppo. Nei paesi ricchi identificare la povertà è più complicato che non nei paesi poveri, perché noi normalmente riteniamo che la povertà debba essere ricondotta ad alcuni indicatori relativamente intuitivi, addirittura misurabili, che sia il numero di calorie del nostro paniere alimentare, che sia il numero di metri quadrati che abbiamo a disposizione, che siano le caratteristiche dell'abitazione, qual è la situazione sanitaria, qual è il tasso di mortalità, la speranza di vita alla nascita, la durata della vita media, la partecipazione scolastica, indicatori abbastanza semplici, oggettivi. Quando andiamo nelle società cosiddette ricche o sviluppate, diciamo in Europa per capirci e altri paesi simili, normalmente questi indicatori non rilevano quella che intuitivamente vorremmo considerare povertà. Molto spesso la povertà prende la forma da noi di esclusione sociale, esclusione da una serie di attività, di consumi, di partecipazioni che noi riteniamo, diciamo, decenti o normali o che meriterebbero di essere assicurate. La risposta alla domanda chi sono i poveri è decisamente più complicata da noi. Cercare di affrontare i problemi della globalizzazione vuol dire affrontare i problemi di, certo, la concorrenza, il mercato, ma anche la solidarietà e la pace. E beh, io parlo di valori come la concorrenza, il mercato, la solidarietà e la pace su cui si è costruita l'Unione Europea. E allora non solo l'Unione Europea ha un ruolo nel fare, distribuire aiuti, distribuire fondi, ma l'Unione Europea ha un ruolo perché deve essere l'attore principale per promuovere libero mercato, ma solidarietà e pace. Non credo che esistano altri soggetti al mondo che siano basati su questi valori e che li abbiano praticati al loro interno, nel bene e nel male, con successi e sconfitte. Però questa è l'identità europea. E in quanto giovani, quali sono le concrete possibilità che noi abbiamo per intervenire all'interno di questi organi, di questi programmi per l'aiuto allo sviluppo ai paesi dell'ACP, come ci è stato parlato nell'incontro della volta scorsa,
come vengono considerati poveri i paesi ACP. Ah, okay. Qual è il criterio secondo il quale vengono considerati tali? D'accordo. La domanda che è sorta è come si riesce a non far diventare i prestiti una forma di controllo sui paesi a cui vengono destinati. Volevo chiedere, i contenuti del trattato di Lomé, non abbiamo potuto avere un dibattito con un esperto perché la nostra scuola purtroppo ha avuto dei problemi di tempo ed eravamo curiosi appunto la nostra scuola di chiederle di cosa trattava tale trattato. E se esistono, quali sono i requisiti minimi per i paesi più poveri del mondo per partecipare al programma di aiuti svolto dall'Unione Europea e come questo programma appunto poi si svolge e se esiste la possibilità concreta per aiutarli verso la strada del progresso civile e democratico. E secondo lei perché i movimenti di liberazione hanno spesso portato in alcuni paesi un regime totalitario? L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Africa e Mediterraneo in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna. Davvero molto interessante capire che l'Unione Europea non è solo un concetto astratto e lontano da noi,